Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, anzi in questo nuovo video test. Visto che questo Ninja 913 è un drone sicuramente interessante, con delle ottime potenzialità, ma ha un punto debole, la fotocamera. Non tanto come stabilizzazione, che secondo me non è neanche male, anzi direi che è discreta per essere una stabilizzazione in Full HD, è proprio, diciamo, la definizione dei video. Sebbene è una fotocamera in Full HD, la definizione veramente è scarsa. Infatti i file che lui va a generare nella micro SD sono veramente piccoli di dimensione, perché probabilmente la fotocamera invia pochi dati alla micro SD, quindi la definizione non c'è proprio. Allora, in attesa che questo Ninja 913 venga aggiornato con un firmware nuovo che migliori le sue prestazioni a livello di fotocamera, ho deciso di ovviare al problema installando sotto di lui la GoPro Hero 5 Session, una fotocamera piccola, anche se non piccolissima, però piccola per le prestazioni che ha e soprattutto una qualità video veramente alta. Purtroppo è una fotocamera che, sebbene di piccole dimensioni, ha un peso abbastanza importante, dovuto al fatto che comunque è una fotocamera subacquea, quindi è fatta in maniera molto diciamo concreta, quindi è resistente agli urti, quindi è una fotocamera che ha un discreto peso e quindi diventa un po' critica da trasportare per un drone, soprattutto ovviamente per un drone di queste dimensioni e di questo peso, perché questa fotocamera alla fine pesa, non dico come il drone, ma quasi ci va vicino. Però mi incuriosiva vedere com'è questo Ninja 913 con una fotocamera in 4K. Ovviamente non è una soluzione che si può usare come abitudine, nel senso che va bene, fatto un test, finisce lì, perché comunque diventa anche pericoloso, perché comunque il drone diventa un po' più incontrollabile, nel senso non si comporta male, però è un po' più delicato, ovviamente certe manovre non si possono fare, perché comunque il peso è importante per un drone così piccolo. E un'altra cosa a sfavore di questa idea è la batteria, perché con lo sforzo che fa questo drone per trasportare questa fotocamera così pesante diventa veramente critica la batteria, che dura meno della metà. Allora ragazzi, questo è solo un video test, lasciate nei commenti la vostra opinione di cosa ne pensate delle immagini che andrete a vedere. Ovviamente non è un posto figo, sono solo i campi intorno a casa mia, ma giusto per vedere come sarebbe avere una fotocamera di alto livello su un drone di questo genere, anche se solo una stabilizzazione elettronica anche per GoPro. Quindi ragazzi, adesso vi lascio le immagini, se il video vi piace lasciate un grosso pollice su, se l'idea vi è piaciuta lasciate un grosso pollice su, se per qualsiasi altro motivo il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere più neanche un video, un volo o un test. Ciao! Yeah.